L'1 ottobre, seconda edizione della Coppa d'Alpane, la gara ciclistica ludica a squadre ideata per ricordare Walter d'Alpane dall'omonima associazione. Partenza da Piazza del Popolo a Faenza, arrivo a San Biagio Vecchio. Tappe intermedie le aziende Calonga e Leone Conti. Diverse però le sorprese e le prove speciali lungo il percorso. Anche quest'anno per i partecipanti sarà obbligatorio il travestimento. Sarà una giornata di divertimento per ricordare Walter, ma si passerà anche lungo le strade colpite dalla doppia alluvione per non dimenticare le ferite odierne. Format rimane assolutamente uguale, sì, nuovo percorso perché vogliamo dare la possibilità anche a altre cantine di vino di partecipare. I chilometri bene o male non sono cambiati, siamo sempre tra i 18 e i 19 chilometri, tre tappe, tre cantine di vino. Cambia anche il tema. Cambia anche il tema, sì, quest'anno il tema è un po' più hard ed è punk rockabilly romagnoli, quindi bisogna trovare dei chiodi e dei pantaloni di pelle. Cambia il regolamento anche sui mezzi a disposizione dei team. Sì, l'anno scorso siamo stati molto talebani, diciamo così, invece quest'anno diciamo che possiamo dar modo a tutti di partecipare con qualsiasi mezzo, basta che non abbia il cambio, quindi bici a scatto fisso piuttosto che un olandese, piuttosto che una graziella, piuttosto che una bici vecchia del nonno, l'importante è che non abbia il cambio. Confermate le prove a sorpresa lungo il percorso? Sì, abbiamo le prove in ogni tappa, ovviamente a sorpresa, abbiamo anche tre tappe a sorpresa che non possiamo dire e quindi bisogna prepararsi bene. Diciamo un attimo, giusto per avere un'idea, le prove dell'anno scorso. Le prove dell'anno scorso c'erano il tiro a freccette, il canestro, ping pong all'americana, quindi si girava intorno al tavolo in cinque, e poi c'erano i calci di rigore bendati nel tinozzo da, mi sembra, 300 litri. E grande conclusione con il canto di una canzone popolare romagnola che sarà confermata. Che sarà confermata, ma non si può dire il titolo, assolutamente sì. Come funziona appunto l'iscrizione? Esatto, l'iscrizione si trova sul sito www.associazionedalpane.com. I team possono essere da 2 persone fino a 8 persone e il costo è di 35 euro a persona, dove c'è incluso tutto, buoni per il vino, per il cibo, assicurazione, eccetera eccetera. Chi non può venire a partecipare alla gara, comunque l'appuntamento è al traguardo. L'appuntamento sì, è al traguardo, ma anche nelle cantine di vino, chi ha voglia di venire a vedere le competizioni e a bersi un bicchiere di vino, le cantine di vino sono aperte. Ricordiamoci che è domenica 1 ottobre e alle 8:30 si parte dalla Piazza del Popolo di Faenza.